Buongiorno a tutti, oggi sono in un fantastico bosco per provare la potenza di fuoco di questo Anschutz Mod 335. È un fucile di media potenza, quindi è superiore ad altri fucili più piccoli, ma comunque non è l'esagerazione. Ha un calcio e un'impugnatura completamente in legno, con un paraspalla in gomma. La canna è la parte della compressione, dove viene contenuta l'aria, i meccanismi per sparare, sono interamente in acciaio. Ha un mirino regolabile, foglia di mira regolabile e un mirino fisso sopra. E, è un calibro 4.5, sparo con piombini Diabolo come questi, sono professionali, sono degli ottimi piombini. Un buon compromesso la testa piatta per precisione, velocità e caduta del piombino. Comunque io sparo su distanze relativamente corte, perché purtroppo qui non è facile trovare un posto senza alberi dove sparare a lunghe distanze. Un caricatore da un solo colpo si carica in questo modo, si inserisce il piombino da questa parte, si chiude e si fa fuoco. È, come potete vedere, molto semplice di costruzione. Tutta la parte con il cilindro della compressione integrata nel manico dell'impugnatura in legno tramite delle viti semplicissime. È leggermente pesante come fucile, però in caso che si spara da sdraiati o comunque seduti con un buon appoggio è molto molto preciso. Oggi sparerò su una lattina semplicissima, una lattina di birra. E la lattina non è completamente stabile, come potete vedere, non so se l'ha messa a fuoco, però il piombino comunque la prima parte dovrebbe sorpassarla, prima parete della lattina. La seconda non penso riesca, perché appunto la lattina si muove, quindi come viene colpita dal piombino rimbalza. Proviamo, non si sa mai. Nella presentazione del fucile un attimo fa non vi ho detto che questo fucile viene fornito con un'ottica 4x32, che io monterò in seguito per sparare magari da più lontano se trovo un posto migliore. Per ora sparo senza, che secondo me su corte distanze è migliore. Bene, ho già caricato, ora mi sposto a una decina di metri e spariamo. Come potete ben vedere dal video, il foro che crea questo proiettile non è indifferente. Lo si vede bene qua, è comunque grande quanto un dito. Questo comunque, sapete benissimo come sono le lattine di birra, molto fini, però calcolando che non è stabile la lattina, è un ottimo colpo. Sono rimasto sorpreso, perché adesso se riesco a staccarla, tac, dall'altra parte, come vedete qua, il piombino è riuscito a forare e uscire. Come ho detto nella presentazione, non ero sicuro che poteva accadere questo, cioè che il piombino usciva dall'altra parte, perché la lattina si sposta in continuazione sul palo che ho posizionato qui. Beh, meglio così. Era questo quello che volevo vedere dallo sparo. Purtroppo la batteria della mia macchina fotografica si sta esaurendo, quindi al posto che star lì a regolare l'ottica e fare e disfare, ho deciso di toglierla, così siamo a posto. Spero solo che sia regolato bene il mirino, perché sennò non prendo la lattina neanche questa volta. Eccolo qua, come potete vedere ho sparato col mirino un po' di corsa, però l'ho presa. Davanti il piombino non mi sembra che sia uscito, quindi dovrebbe essere rimasto dentro. No, è uscito. Ah sì, ecco, è uscito, dato che ho sparato qui, è uscito dalla parte alta che corrisponde al foro dove si deve perdere la lattina. Il piombino praticamente è uscito libero senza problemi. Adesso provo magari a sparare un po' più in basso e vediamo se il piombino
esce dalla parte opposta. Così la sparra. Dal suono che ha fatto penso che non sia uscito il piombino. Cavolo. Porco cane. Ha completamente sfondato la lattina anche nell'altro lato, vedete? Da questa parte è entrato, ha sfondato la lattina ed è uscito. Calcolate che questo lato e questo lato sono molto più resistenti nei lati della lattina, questi qua. Quindi direi che facciamo gli ultimi tiri giusto per disintegrare la lattina e poi ci lasciamo. Prima di salutarci vi voglio ricordare di non utilizzare comunque quest'arma o comunque tutte le altre armi a piombini, pallini anche, contro delle persone perché hanno velocità del proiettile davvero elevate, si parla di 200-300 metri al secondo le più potenti. A quelle velocità, che corrispondono circa per indicativamente a 600-700-800 km/h, un piombino di questi può facilmente colpire e trapassare una persona. Se colpite la parte sbagliata del corpo, questa persona può rischiare davvero la vita. Quindi un po' di sensibilizzazione comunque non fa mai male. Se volete sparare con questi fucili, fate come me, andate lontano dalle abitazioni, nel bosco, dove c'è una linea di tiro coperta, come in questo caso, da un muro magari o dalla vegetazione, dove comunque una persona non ha voglia di andare a fare escursioni, si spera. E comunque, se volete davvero sparare vicino a delle abitazioni, avvisate le persone che girano in quei posti di fare attenzione a non passarvi in mezzo, perché come ho detto prima, un colpo di questi addosso a una persona fa davvero molto molto male. Io non voglio provare a prenderne uno, quindi comunque quando qualcuno spara con questi, magari amici, sto o dietro di loro o comunque al lato. Da ricordare che comunque anche un colpo di rimbalzo, quando prende magari un muro, rimbalza, fa male lo stesso, perché quando rimbalza il piombino si schiaccia, diventa anche più affilato. Se vi dovesse colpire vi fa un bel taglio anche in una gamba. Dopo questo è tutto, io penso che ci possiamo salutare. Abbiamo massacrato bene questa bella lattina qua, come potete vedere. Abbiamo fatto svariati buchi, buchettini da tutte le parti. Non pensavo che riuscisse a trapassarla da parte a parte questa lattina, e invece ha avuto una bella potenza, una bella potenza di fuoco, e l'abbiamo trapassata. Vi ringrazio per la visione di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like e un commento in caso che ho detto qualche cazzata che potrei anche evitare. Grazie a tutti.